Ben ritrovati amici di Sei a Casa e benvenuti ad una nuova puntata. È una notizia fresca di qualche giorno fa, il risultato ottenuto da Confagricoltura grazie all'azione sindacale e quindi da parte del MASAF appunto è arrivata la notizia che ha fornito chiarimenti circa l'obbligo di rotazione dei seminativi. Parliamo di mais coltura e oggi quindi approfondiamo questo argomento anche alla luce delle tante proteste che si stanno svolgendo con il direttore di Confagricoltura Mantova, con il vice direttore, scusate, do il benvenuto a Massimo Battisti. Grazie. Ben ritrovato. Grazie. E allora, prima di analizzare questo argomento, quest'ottimo risultato che siete riusciti ad ottenere, facciamo una panoramica generale sulla nuova PAC? Sì, è doveroso perché altrimenti non riusciremo a capire anche il risultato sindacale che abbiamo ottenuto proprio con quello che diceva lei. Allora, bisogna ricordare che il compromesso politico che ha generato questa nuova PAC è stato così firmato a Bruxelles nel lontano, ormai lontano, 26 giugno 2021. E noi abbiamo già capito che comunque era una riforma PAC che andava nel senso avverso alle aziende agricole, alle imprese agricole, perché di fatto toglieva risorse agli imprenditori agricoli e invece introduceva una serie di nuovi vincoli, soprattutto di carattere ambientale, perché in quel momento un po' Bruxelles e tutti gli uffici e le commissioni erano inebriate da quello che era un po' il pensiero ambientalista, ecologista, per cui tutto doveva andare verso quella direzione, dimenticando quelle che erano invece le vere esigenze delle imprese agricole, ma anche dei consumatori, perché alla fine le due esigenze sono connesse. E pertanto ai tempi avevamo già criticato aspramente questa riforma, ma ancora prima che nascesse, perché intravedevamo questi elementi di pericolosità, e tanto è vero che erano usciti chiaramente anche sulle giornali, sui quotidiani, sulle riviste, esprimendo un giudizio nettamente negativo. Poi nel frattempo, a causa della guerra Russia-Ucraina, erano state ottenute delle deroghe temporanee per cui erano state sospese due degli elementi più negativi di questa nuova PAC, cioè il fatto di dover dedicare il 4% dei seminativi a riposo in un momento in cui invece ci sarebbe bisogno di avere più produzioni agricole, e l'altro di limitare quella che è la possibilità di fare susseguire i cereali su se stessi. Ricordiamo che a Mantova la coltura principale è il mais, con circa 55.000 ettari, e ovviamente è la coltura principale perché a Mantova, come altre province limitrofe della pianura padana, esiste una zootecnia organizzata e molto forte che ha bisogno proprio di questo cereale per alimentare gli animali che vengono allevati. Quindi anche questo divieto di far succedere il mais sul mais un anno con l'altro era un problema. Allora, questi due problemi sono stati bypassati nel 2023 perché comunque, accogliendo le istanze di vari paesi membri, tra cui l'Italia, la Commissione europea aveva sospeso questi due provvedimenti e sono ritornati alla luce nel 2024. Allora, in quello che è stato un po' il risultato di questa azione sindacale, innanzitutto abbiamo ottenuto il chiarimento che l'anno da cui decorrerebbe il divieto di monosuccessione sarebbe il 2024, quindi 2023 è salvo, 2024 quindi dovremo guardare quello che poi si va a seminare nel 2025. E questo non era scontato, perché in alcuni ambienti si diceva no, ancora il 2023, insomma, quindi c'era una pericolosità e poca chiarezza anche per gli imprenditori agricoli che devono anche organizzare le semine, non è che possono basarsi solo su circolari a volte anche poco chiare. E l'altra cosa che va incontro ai maiscoltori, che ripeto è la coltura principale non solo a Mantova ma anche Brescia, Cremona e un po' tutta l'area padana, è il fatto che si è ottenuto di poter utilizzare una coltura intercalare come una coltura a sovescio, si chiama cover crop, in periodo invernale,
per almeno 90 giorni, quindi seminata che durasse in campo almeno 90 giorni, senza doverla per forza raccogliere. Quindi si può interrare e tra l'altro portare sostanza organica al terreno, che è una cosa positiva. E anche questa cosa è servito un po' di tempo, perché gli uffici ministeriali l'anno scorso invece avevano emesso delle chiarimenti tramite delle FAQ che dicevano: no, guarda che affinché possa interrompere la monosuccessione, la cover crop deve per forza essere raccolta. Ovviamente andava in contrasto con quelle che erano le esigenze di una coltura che invece va sovesciata per apportare sostanza organica al terreno. Quindi abbiamo ottenuto che la coltura intercalare non dovesse essere più raccolta. Pertanto è possibile seminare mais nel 2024, fare una coltura intercalare, può essere una senape, ad esempio, un rafano, e poi riseminare il mais nel 2025, e questo anche per gli anni futuri. Questo è un grosso vantaggio per imprese zootecniche che fanno parecchio mais, ma non solo per imprese zootecniche, anche per i maiscoltori. Cerealicoltori che non hanno gli allevamenti per poter fornire le aziende zootecniche di questo cereale che è vitale per le nostre produzioni, che si basano essenzialmente su questo cereale, appunto, che poi danno origine alle nostre produzioni zootecniche a prodotti DOP che esportiamo in maniera massiccia all'estero. Se fosse caduto un po' tutto questo piedistallo, sarebbe caduto tutto il sistema anche delle DOP, questo dobbiamo sottolineare. Quindi, insomma, noi siamo orgogliosi di questi due risultati. Ovviamente c'è ancora da lavorare, perché, ad esempio, sul fatto di dover mettere a riposo il 4% dei terreni seminativi, che è un'assurdità, fra l'altro, sull'altare di un ambientalismo che non si capisce bene, perché è un terreno a riposo, chi l'ha visto si riempie di erbacce e basta, di ambiente non c'è nulla, di ambiente naturale, e mentre si sottrae dei terreni alle produzioni che invece servirebbero, perché poi con le produzioni dobbiamo importarle. Le importiamo da dove? Dai paesi extraeuropei che non hanno i livelli di garanzia sanitarie che abbiamo noi in Europa, perché la normativa europea che tutela il consumatore non ce l'ha nessun altro, questo dobbiamo ricordarlo. Quindi anche questa è una cosa che noi contestiamo fermamente, e il 2023 è stato derogato, quindi sospesa questo provvedimento. Nel 2024 abbiamo chiesto, stiamo ancora chiedendo, abbiamo anche come Stato trovato un'alleanza con la Francia, per cui sia Francia che Italia avevano chiesto i due governi alla Commissione europea di bypassare anche per il 2024 questo provvedimento. Purtroppo a Bruxelles ci sono ancora degli ambienti molto legati a quelli che erano un po' l'idea del precedente commissario all'ambiente Timmermans, che di fatto invece vedeva l'agricoltura solo come un ambiente dove produrre del verde, non per produrre alimenti che poi andavano a nutrire tutti i consumatori europei. E quindi su questo abbiamo qualche problema. Ovviamente stiamo cercando comunque di ottenere ancora qui delle deroghe, seppur parziali. Non è facile, perché comunque andrebbe cambiata anche un po' l'impalcatura di questa PAC, e in questo senso Confagricoltura sta lavorando anche per arrivare a una revisione di medio termine, magari già l'anno prossimo, e rivedere tutte queste norme che sono dannose per l'agricoltura, per gli imprenditori agricoli e, ripeto, anche per i consumatori, perché quando poi dobbiamo importare prodotti da fuori Europa, ripeto, non abbiamo le stesse, i consumatori non hanno le stesse garanzie che potremmo dare noi. Quindi è un po' un controsenso. Su questo siamo impegnati. Ovviamente i nostri uffici che abbiamo anche a Bruxelles sono in contatto con quelli che sono gli europarlamentari per portare avanti queste nostre tesi, e vediamo di raccogliere i frutti nei prossimi mesi, insomma. E quindi non c'è garanzia di qualità, e soprattutto, dato che si parla tanto di ambiente, importare significa anche aumentare l'inquinamento, perché in qualche modo devono essere trasportati questi beni. Esattamente, questo è proprio il classico esempio di come un provvedimento varato per migliorare l'ambiente alla fine lo peggiora, che se poi noi dobbiamo importare
la soia piuttosto che il grano, il mais, che qui non riusciamo a produrre dall'Argentina, dico l'Argentina per un paese così a caso, quindi queste navi devono fare migliaia e migliaia di chilometri, producono sicuramente dell'anidride carbonica che poi va a produrre gas serra e quindi lo va a peggiorare l'ambiente in realtà. Ottimo il lavoro quindi di Confagricoltura, impegnata per migliorare questa PAC che senza ombra di dubbio sta creando qualche malessere e ce ne rendiamo conto tutti. Grazie davvero al vice direttore di Confagricoltura Mantova per essere Grazie stato con noi. Buon lavoro. a te. Grazie mille. Ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità.